Original Camelo Bondo, my dear city road boy. Talk in the city. A Civitavecchia, Ferramenta Fas. Ferramenta Fast, con l'esperienza acquisita nel corso dei 20 anni di attività, è in grado di garantire la necessaria assistenza a tutti i livelli, sia produttivo che tecnico. Articoli per idraulica, casalinghi, materiali elettrici, colori, vernici, stucchi e smalti, utensili per il fai-da-te, ferramenta vendita al dettaglio. Ci trovi a Civitavecchia, in via Terme di Traiano 72. Contattaci allo 0766 288 43 oppure consulta il sito www.fassforniture.com. Sì, ben ritrovati, Talk Show, sempre dal Bar Millennium di via Cialdi a Civitavecchia, in diretta come tutte le mattine alle 12.30, questo appuntamento live su Facebook. Ritroviamo oggi il mio amico Roberto Fiorentini, che dopo la prima puntata, che ha già superato le 400 visualizzazioni su Facebook, perché c'ero io, che c'eri te, infatti oggi, oggi ti devi superare, ma oggi sarà invece molto seguita, non grazie a te, poi vediamo grazie a chi. E ospite oggi la nostra Patrizia Cappelli, famosa perché lei ha tenuto il battesimo Talking the City nel 2010, cioè parte del team. Ah, io questo non lo sapevo, non proprio io, No, il suo alter ego, sì. Faceva, recitava la parte di una civita vecchiese tipica che si lamentava della città. Non se ne può proprio più. E poi, signori, oggi abbiamo l'ospite d'eccezione, ieri sera è stato al locale, di Patrizia, la parleremo anche al locale, e è in tournée nazionale, direi tournée perenne, permanente, sì. Andrea Gubetti, ciao Andrea. E non conosciuto più, purtroppo, cercheremo di fare in modo che almeno chi segue Talk Short poi riuscirà a trovarti su, su YouTube a cercare le cose. Un musicista, cantautore, blues. Sì, blues. Blues in lingua inglese. Sì, sì, sì. E chiaramente, ora poi parleremo un po' di tutto, ma la mia domanda è quella, perché in lingua inglese, visto che comunque ti si chiudono le porte poi, producendo in lingua inglese? O si aprono le altre... Nel caso in cui si inizia un percorso differente, io ho iniziato a suonare per strada a Milano, e la maggior parte del mio pubblico era di turisti e persone che si fermavano e che generosamente offrivano qualcosa alla suonata, proprio il classico busking. Ed è più facile che siano gli stranieri che non gli italiani, almeno all'inizio, quando si sono le prime cose a contribuire. E poi niente, ho iniziato piano piano così, per strada e poi per locali, e l'inglese da un certo punto di vista è molto più facile, per gli aspetti sono due, sia il fatto che le parole inglesi sono veramente corte, quindi è facile far rima, che in parte è anche una sorta di protezione, cioè si può raccontare di cose personali sapendo che c'è quel filtro che è l'inglese, quindi le persone con un determinato livello di cultura, ma anche che vogliono informarsi, magari che comprano il disco o che leggono i brani su internet, possono capire appieno la canzone e può permettermi di utilizzare un linguaggio che in italiano sarebbe spesso troppo, magari il mio melodico, troppo... Sì, no, poi c'è un motivo pure tecnico, no? Cioè la lingua inglese è fatta spesso di parole tronche, certo, no? Cioè che vanno bene le battute del blues, cioè in italiano il blues è più difficile da fare, è proprio veramente più difficile, perché la nostra è una lingua, diciamo, che ha un andamento... più poetica, è molto più prosaica quasi, cioè... Non ama essere definito un tuttologo, anzi non mi piace, però io lo chiamo Wikipedia, che è ancora di più tuttologo, e quindi Wikipedia di Talking the City oggi io parla che sono una persona anziana, quindi ho fatto un sacco di cose nella vita. Il blues è la musica che secondo me è la base di tutte le altre musiche di oggi, la musica moderna, cioè, nel senso è proprio la base, perché le musiche sostanzialmente sono due, cioè c'è la musica bianca, che è quella colta, no? Diciamo zeppa. C'è la musica bianca, che è quella colta, musica classica cosiddetta, no? Poi c'è la musica nera, che è questa, cioè che viene da quello, viene dai gospel, dal spiritual e dal blues, ovviamente. E poi c'è eventualmente c'è la musica folk, cioè quella delle varie tradizioni locali dei vari posti. Oggi questa distinzione è molto più difficile da fare, perché oggi la musica è bastarda, nel senso bello del termine, ma certamente alla base di molta musica moderna, quindi pop, rock,
assolutamente, il rock viene dal blues e basta, il jazz viene dal blues e basta, cioè senza ombra di dubbio, ma anche la musica pop spesso ha, diciamo, derivazioni di questo genere, cioè che vengono da queste musiche, si mischiano con rock, si mischiano con jazz e quindi conseguentemente sono figlie o almeno nipoti del blues. Bene, abbiamo detto che cos'è il blues, ora però andiamo ad ascoltare, approfittiamo, speriamo di non disturbare i clienti del Babillonio, forse faremo un regalo. Ecco, nel tuo repertorio tu fai blues, quindi chiaramente possiamo andare a pescare qualsiasi brano, però proprio quello che secondo te rappresenta il blues, che uno dice, ah, questo è il blues. Sì, il brano che sono si chiama The Mercy of My Mind, ossia alla mercé della mia mente. Secondo me è importante anche capire che siamo... pur sempre italiani anche se facciamo blues, quindi questo brano viene più a livello testuale, è più quasi leopardiano. Io racconto del fatto che il troppo pensare non ci permette di vedere le cose come sono, quindi il costruire, macchinare, il crearci dei castelli, dei piani ben stabiliti che poi il destino normalmente fa volare via dal vento, no? E quindi questo brano parla appunto di questo, il fatto di non stare troppo a pensare eccessivamente, ma di poter anche vivere le cose con più sentimento per non trovarsi come un naufrago in pieno mare della nostra mente, diciamo. Senza me, darling, no worse enemy than your mind. I said, listen to me, darling, ain't no worse enemy than your mind. When I say you should do, I should be doing to go to trouble. I also mind. I can hear you at work, yeah. All alone, I can hear you out of work, dwelling all alone. All the things you do go wrong, and now your vision is gone. Bet you make troubles make you feel like I turn a joke. Troubles make you feel like the artery in a joke. You cry instead of laughing when hope is letting go of this moment. My mate, say one thing, you shouldn't think less. But just that it's just inside your head, are you tired? Getting all this weight around. Time to rid of your demons, they will keep dragging you down. Blind. I would rather be an idiot to other feelings blind. And you're drowning my thoughts of the mercy of my mind. Andrea Cubeddu, ecco, mentre cantavi mi chiedevo, che ovviamente siamo qui, poi c'è la telecamera, quindi certo, molto attenti, ma il pubblico invece che ti segue nei locali, mm-hmm, è così come noi, attento a quello che fai, oppure partecipa, suona, si alza? Beve. È tanto il contesto, il locale fa tantissimo il pubblico, per esempio ieri sera il locale era più predisposto all'ascolto, infatti il posto era
ci sono dei dettagli a notare, quanto i tavoli sono vicini al musicista, i volumi che poi otterrò io in relazione alle persone che ho davanti e come sono disposti anche i tavoli. Perché mi capita spesso di avere locali in cui i tavoli sono disposti in questa maniera, quindi a barriera, la gente mi dà le spalle. Non c'era un tavolo ieri sera che mi desse le spalle. Perché le persone si possono affacciare, ascoltarmi anche, chiacchierare fra di loro, ma hanno me lì davanti. Quindi se è un locale più predisposto per l'ascolto, capita che la gente... Dipende dal locale. Sì, come è impostato locale. Tantissimo quello. Alla fine il pubblico poi si adegua tanto al locale, per quanto si possa dire che tanti locali dicono non ho un pubblico come vorrei. È il locale che crea col tempo il pubblico. Ecco, mi fa piacere parlare due minuti del locale. Certo. Qui stiamo parlando del Recycle. Io poi voglio dire due cose sul pezzo. Come no, come no. Il famoso locale di Civitavecchia, sì, gestito dalla nostra Patrizia Cappelli e dalla figlia. È un locale atipico, se vogliamo, però forse tu girando in Italia ne avrei trovati altri, sì, sì, un po' di questo genere. È un ritrovo. Più che un locale è un ritrovo. Gli amici. I nostri clienti dicono che Recycle è una casa, è una famiglia. Dove ci sono anche come arredato sembra una casa. Sì, esattamente, è riciclo, tutto materiale riciclato, ci hanno anche donato i clienti. Ogni tanto qualcuno porta una sedia, un tavolino, ed è meraviglioso, veramente. Noi siamo molto felici, stiamo molto bene insieme. Tutte le sere c'è musica, perché abbiamo gli strumenti, quindi il locale è frequentato come lui, ha visto da musicisti. Sì, che bello. Sì, da scrittori, quindi tu trovi il tipo che scrive, il tipo che disegna, è un posto un po' particolare, ma non ci piace tanto. A me mi viene in mente quello che scrisse su Facebook, non so dove, a Civitavecchia non c'è un cazzo. Civitavecchia ci sono un sacco di belle cose, basta saperle trovare. E so che tra l'altro tra un po' iniziate anche scuole di teatro. Sì, non è Recycle, però lo faccio io, ho già iniziato un corso. Patrizia è attrice, regista, sceneggiatrice. Ora ho capito che mi piace più insegnare che fare l'attrice. Mi piace più essere Geppetto. Credo, mi piacciono le persone da modellare, da cui trasmettere. Ho fatto il percorso diverso al mio, è sempre vero. Dietro, adesso sul palco. E niente, bello, bello, bravo. Insieme a un mio amico e compagno di lavoro, Simone Melacca, abbiamo di allievi. Bene, tu sai che Talking Desi si segue volentieri, quindi certo. Di quando in quando ci viene a trovare a girare. Forse non lo sa, noi abbiamo lavorato tantissimo insieme. Sì. Ma tantissimo, abbiamo scritto insieme. Sceneggiature, abbiamo, lei è stata il mio braccio destro nella mia attività di regia, diciamo, di cinematografica di cortometraggi. Il mio aiuto regista fisso, cioè nel senso non c'è stato mai un corto che non c'è mai stata lei. Soprattutto in armonia, questo è bene, bene, bene. E invece di blues cosa vuoi? Allora, questo è il pezzo del Delta, del cosiddetto Delta Blues, wow. Cioè Delta del Mississippi. Un blues più classico, diciamo che ha come elemento di punta, come nome titolare. Ma di lui tra l'altro fa il cosiddetto finger picking, cioè suona senza il flette, cioè suona con le dita, che è una cosa ed è bello, un pezzo molto bello, cioè è un classico blues 12 battute, classicissimo. Il testo, sentivo la musica, non stavo ascoltando bene le parole, però insomma ho capito anche dalla presentazione che hai fatto e anche in prospettivo, molto bello. Grazie. Credo che sia davvero... Mi dispiace questa cosa che non tutti capiscono il testo. Sì, 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 ma è anche un fatto di... Ne parlavo con un po' di persone, diciamo varie persone dal pubblico, e tanti fanno lo stesso anche con la musica italiana, perché ormai la musica, essendo così presente nella nostra quotidianità, come per esempio anche nell'andare al supermercato, sentiamo che la musica è lì, è in qualsiasi contesto, siamo sempre circondati, la musicalità è la prima cosa che colpisce. Quindi spesso il primo è strano, perché dovrebbe essere le parole, che è il nostro linguaggio classico, ad essere la prima cosa che si capisce, invece è la musica che arriva diretta e poi magari... È quello che faccio delle spiegazioni prima di suonare, sì. Per avere la sicurezza che... Scusa, infatti lui prima di ogni brano
si prende i suoi tempi e ci racconta cosa andrà a dire. Sì. E questo è stato molto bello e veramente ha catturato l'attenzione, perché la gente non è che quando lui parlava tu vedevi le persone che ascoltavano. Certo, certo. E dopo magari lo spiegatore mi ha dato così con più sì, sì, a me non è siccome lo stile nostro non è quello di invitare il nostro per fargli promozione, quindi io ti distruggo, perché io ho bisogno certo. di te come esempio. Perfetto. E sei un bel esempio. Per i giovani, assolutamente. Ecco, diciamo qual è la tua vita, perché tu hai 25 anni. Uno zingaro. Uno zingaro della musica. Sì, vado sì. sempre in giro da una parte all'altra. Dovrei vivere a Milano, io pago uno e vivi di questo? Sì, vivo di questo. Ecco, quindi, ragazzi, si può vivere di musica. Sì, non ci diventa ricchi. Sì, però quante date fai? Cioè, praticamente... Sì, 5 date, sì, però probabilmente hai un arricchimento poi interno, che conosci tanta gente, sì. tante fare situazioni. Contatti, la musica principalmente è quello. Chiacchierare, conoscere e crescere. Perché alla fine è come... È particolare perché è una vita un po' diversa da chi è sedentario. Alla fine io ho rapporti occasionali con le persone che trovo in giro, quindi è più un fatto che io tendo a dare fiducia direttamente alle persone che incontro, senza pormi nessun limite, e questo mi permette di avere una forma di famiglia allargata ovunque, quindi sono sempre in giro e mi diverte un sacco questa cosa. Bello. Beh, però la domanda viene spontanea, perché adesso hai 25 anni e si può vivere 25 anni di musica, sì. perché comunque una le forze gira. Sì. Ma se tu ti vedessi proiettato, credo, tra 30 anni, un ragazzo che ha 25 anni fa questa vita, quando arriva sopra i 50, che vita fa? Non lo so, è un po'... Diciamo che attualmente uno dei miei problemi classici nella vita è che, come dicevo in parte nel brano di prima, perché alla fine il brano è anche riflessivo, l'ho scritto per una ragazza ma ne parlavo anche per me, il mettere dei piani precisi e darmi dei paletti su quello che dovrei raggiungere in un determinato lasso di tempo mi distrugge, cioè mi crea delle aspettative che posso ottenere e conseguire o che non posso conseguire, quindi cerco di non mandare... di non avere piani così a lungo termine, ma cercare di costruire passo dopo passo. E attualmente il mio intento è quello di costruire un pubblico che sia sempre più presente in Italia e che sia sempre più conosciuto, quindi a furia di suonare, a me capita di, non so, andare, come è capitato la settimana scorsa, andare a Vicenza e sentire un amico di Vicenza che mi ha detto sai che una mia amica di Amsterdam ti ha visto un musicista di strada suonare blues e gli ho detto, gli ho fatto vedere la tua foto e mi ha detto che eri tu. Due minuti dopo ho incontrato un'altra persona e mi ha detto ma sai che... Sono stata a Roma parlando con un ragazzo e mi hanno detto che non mi so suonare in questo locale. Cioè, alla fine è quello: più creo una rete di contatti, più il mio lavoro diventa naturale. Quindi, ora che. Ecco, mi fa piacere sapere cosa ne pensa di questo discorso, Roberto, perché noi sappiamo che la vita del musicista ormai è definita. Cioè, devi fare dei passaggi obbligatori. E se non fai un talent, certo. comunque fai la vita tua, poi per forza devi passare o per Sanremo. O comunque per qualche produzione, oppure fare api pista a qualche concerto importante, devi fare dei passaggi obbligati, altrimenti non arrivi. Beh, questo io farei un po' diverso, però. Sì, no, ma io la penso così, però la realtà è diversa. Allora, infatti, guarda, io mentre lui parlava stavo pensando, io quasi quasi ti faccio la domanda che pensa, che cosa pensi della musica oggi, quella che passa per la radio. Però okay. te la faccio dopo, certo. Rispondo alla sua. Allora, io credo che l'impostazione che dà, anche per il genere che fa, insomma, no, Andrea, diciamo, è lontanissimo da quel tipo di logica lì. Cioè, nel senso, se lui andasse a... Lo so, però pure lui arriverà cioè, a 50 anni. Ecco, ammettiamo che lui impazzisce e fa domanda per andare a X Factor. Ammettiamo pure che... Questi qui impazziscono e lo prendono, cioè, lui perde, perché questo genere qui non funziona lì, cioè nel senso... Certo, per di più la competizione, cioè sì. io dovrei... E per io quando... voglio aggiungere addirittura di più, se vince, perde due volte, sì, perché non è la sua strada. Non è la sua no, storia. Infatti. E poi oggi sai che c'è, oggi la musica è diventata qualcosa di... Prima di tutto ciò che ha reso possibile far ascoltare le cose che fai... farle conoscere, sì. è la diffusione dei social, certo. di internet, eccetera. Quindi lui ha la possibilità di far sentire le sue cose a tanta gente, perché magari sta su YouTube, sì, eccetera. Sì, sì. No. Secondo, non si mica... non ci sono più i dischi, praticamente, non esistono più. Questo sì. potrebbe essere un vantaggio. No. Cioè, quindi ormai tutti, persino i grandissimi artisti, cioè, qualche giorno fa leggevo un articolo tra l'altro su un giornale finanziario, cioè sul Sole 24 Ore, che diceva
che ormai il reddito dei grandissimi, cioè proprio delle star, parlo di Sting, cioè non è dato dalla vendita, perché c'è proprio, c'è più, ci sono degli support, no? Ecco, intanto c'è Laura Casirati Motta che ti saluta e dice: vero, i talent distruggono, quindi i nostri amici che ci seguono sono d'accordo con noi. Però poi c'è una realtà, perché noi siamo qui in un bar, è bello, certo. Un altro sentito rumore in fondo, ecco, tutto bello, la musica, poi io metto un ragionamento, siamo matti per la musica, tutto molto bello, però poi c'è una vita reale con la quale bisogna, certo. Ha detto bene lui, io pago l'affitto a Milano, non c'è sto mai, pago l'affitto, cioè però bisogna, allora, io ti auguro di continuare fino a 80 anni a fare questa vita, però la realtà potrebbe essere diversa, quindi uno poi... Diciamo che io la vedo da questo punto di vista, quello che faccio lo faccio cercando di seguire quello che ho dentro, la mia ottica di arte e quello che voglio conseguire. Può darsi che sia anche domani che mi sostenga tutto e che non abbia più voglia di cambi lavoro, come può darsi da quello che noto adesso che la passione mi porta a fare sempre di più. È troppo relativo e non posso impormi, cioè guardo sempre avanti perché sono il primo a voler avere una famiglia, a voler avere delle basi solide. Però ho dalla mia parte molti colleghi che hanno iniziato col blues e che continuano a fare blues e che hanno raggiunto ottimi risultati e che hanno una vita serena, familiare. Quindi prendo quelli come esempio, però continuo comunque sul mio percorso e quello che mi dice la testa, il cuore. In realtà quello che dicevi tu è vero relativamente, perché poi ci sono anche dei segnali in controtendenza. Io oggi in macchina sentivo, l'unico posto dove sento la radio è la macchina, e sentivo che in questi giorni sta uscendo in edicola una collezione di vinili di GPS. Cioè, voglio dire, io sono un appassionato di vinili, che lo dico a fare, insomma, no? Cioè, e l'idea che adesso stanno uscendo in vinile i dischi di Jimi Hendrix è una cosa che a noi ci piace tanto. Certo. Senti, una nota di colore, Stefano Giannini scrive: Fiorentini assomiglia a Giacchetti. Non è un complimento, Stefano. Perché no? Anche però non è manco il primo che me lo dice. Bene, senti, abbiamo parlato chiaramente di social. Tu certo. Sei su Facebook, assolutamente. Tu sarai su Instagram, sei su YouTube, perché chiaramente la musica viaggia. Sì. E se domani dovessero chiamare per una tua opportunità televisiva, invitano in un programma, con che brano andresti? Bella domanda, è difficile che suonerei quello che volevo suonare adesso, perché invece trae ispirazione da un altro contesto che è la musica di base africana, quindi quello che viene prima del blues e che molti spesso attualmente, con il fatto che americanizziamo tutto, confondono, chiamano blues del deserto o che cercano di contaminare del mare. Grazie, esiste. È bellissimo sapere che... E niente, questa... Ieri sera ho spiegato tutto alla... La parte di questo brano che è una... Ora però faccio una cosa, siccome è veramente imbarazzante che tu suoni e si vede dal video, noi tre che ti guardiamo, ora sposto la camera e ti faccio un primo piano. Tutto per... Regia. Va bene? Va benissimo. Scusate. Regia in diretta. Regia in diretta. Vabbè dai, cerco di spiegarlo comunque brevemente... una parte della mitologia greca, soprattutto quella postuma verso la fine del tramonto greco, è un po' più romantica. E questo brano in particolare parla di Orione, che era un cacciatore di cui si innamora Artemide, la dea della caccia. E questa unione non si può avverare, e quindi Apollo chiede alla Terra di creare uno scorpione per ucciderlo, perché sarebbe l'unico animale che lui non può sconfiggere con un insetto corazzato gigantesco. Lui, secondo la versione del mito più romantica, riesce a scappare e a questo punto Apollo, che vive appunto dio della mira, dell'arco, chiede ad Artemide, vedendo che Orione nuota nel mare e cerca di scappare da questo scorpione, chiede di colpire quel bersaglio che c'è lì nel mare, che non si vede, in verità sarebbe la testa di Orione che nuota. Gli chiede di colpirlo e lei non ci pensa due volte. Prende, accoglie la sfida e lo prende in piena testa, quindi è lei stessa che uccide l'uomo di cui era innamorato. Quindi questo parla del fatto che alla fin dei conti Orione è fortunato, perché vive lì nelle stelle e continuerà a fare quello che ha sempre voluto fare, quindi il cacciatore, per l'eternità.
Shine or you wanna show me, I said show me the way. Shining Orion, do you wanna show me? I said, show me, please show me the way. Your cute eye was blinded by love. You can get what I. Tell me, Orion, have you ever been afraid of the ghosts? Tell me, Orion, have you ever been afraid of the gods? Then when Apollo and his boys might store your tomorrow and blow it apart. Teach me all your knowledge, shoot my hold far beyond the stars. Tell me all your knowledge, shoot my hold far beyond the stars. Follow your calling, then after day. Guide me with that I am I. In my pain, I'm in my bellissimo. Anche l'intervento della signora. Bellissimo. Allora, sì. Adesso, cioè, adesso non voglio, voglio sembra che faccio che fa gli spiegoni, no? Però allora, allora noi siamo abituati. Allora, a rifar cadunesco, no? Ti andiamo per questo. Okay. Sì. Però in realtà io quello che ci ho sentito, infatti per questo sono i primi, di credimi, è uno dei miei artisti preferiti, che col blues non c'entra niente, ma che si chiama Nick Drake, che sì, faccio certo, un certo, certo. Qui c'è proprio, c'è un suono, c'è un sapore di musica degli anni 70, sì, cioè di rock, sì, no? Sì. Che è di quel tipo di musica acustica che faceva Nick Drake, che sì, purtroppo è tramontato, cioè non ha avuto neanche. Sì, c'è una nostra amica che ci segue che si è innamorata di te, ha detto mi sono emozionata, grazie. Sono Laura Slachinotta. Grazie mille, questo pezzo è meraviglioso. Grazie. Davvero bellissimo. Bravo, adesso dopo questo non so come andare avanti con qualcos'altro. Beh, questo per esempio ci potremmo riallacciare a quello che dicevi prima. Certo. Uno che fa questa musica qui come fa a andare in spazio? Non si può.
non si può. No, altro perché... 100 secondi. No, ma oltre a quello non è... è una gara di velocità, no? Siamo tutti Bolt, nessuno sa il nome del più grande maratone. Devo dire che c'è stata una signora cliente del bar, sì, che si è avvicinata, non sapendo che siamo in diretta, che vuole fare delle cose. Perché la musica funziona così, meno male, cioè l'interazione con le persone. Comunque vedi, questa è la spiegazione di quello che dicevamo prima, a proposito del fatto che la musica è musica. Cioè, nel senso che, cioè, qui che c'entra il blues, che c'entra l'Africa, che c'è dentro tutto. Cioè, veramente sì, sembra un pezzo di Drake che tu credo conosca, no? Cioè, assolutamente. Sì. È semplicemente bellissimo. È anche l'esempio perfetto, perché al tempo degli anni 60 la gente non ha considerato minimamente questo personaggio. Sì, c'erano, sì, erano altri tempi, no? C'era il Jimi Hendrix a un certo punto, i Led Zeppelin arriveranno più avanti, ma sì, ma Nick Drake lì non se lo... Era uno di quegli artisti che è morto giovane, che aveva difficoltà a suonare perché aveva accordature particolari alla chitarra e non riusciva a mettere letto. Lo sai, io sto quasi pensando, di scrivere uno spettacolo, io faccio teatro, sì, di parola, cioè sto pensando di scrivere uno spettacolo su Nick Drake, perché è proprio uno dei... Allora ragazzi, purtroppo Talk Short si chiama Talk Short perché è breve, ha dei tempi, certo, e i nostri tempi sono finiti. Ecco, no, Andrea, purtroppo è volato proprio il testo, sì, quando si parla di bella musica con delle belle persone... Sì, a parte Roberto, insomma, tra le tre belle persone. No, una cosa, chiaramente sei, ti ho visto anche se è stato ospite di Renoni, personaggi importanti. Ecco, insomma, questo quadretto di mezz'ora in un bar Civitavecchiese, spero ti rimanga, ti lasci qualcosa. Beh, mi è rimasto fra di voi, cioè per me è tanto arrivare alle persone. L'importante è che la musica continui. Poi questo rimane sui social, quindi sì, puoi, certo, girarlo, ma poi si tornerà a salvarlo. Certo, visto che rimane sui social, un messaggio, sì, ai tuoi... amici che ti seguono e quelli che non ti conoscono, un messaggio. Non saprei, non lo so, di seguire la musica, cioè quello che è... di pensare un po' più ai sentimenti che dalla musica, perché questo è un periodo strano, no? Adesso abbiamo bisogno di risposte, le chiediamo chiediamo a brani che non hanno l'anima che dovrebbe avere la musica, quindi il mio invito è quello. C'è l'invito che faccio sempre, andate a vedere i concerti live. A noi musicisti poco importa se puoi comprare il disco, se poi, non lo so, ci venite a vedere spesso e cose così. Mi interessa che la musica arrivi, perché io comunque, legandomi ai discorsi prima, io il disco lo continuo a fare, perché è bello avere un qualcosa di fisico e trapassare qualcosa delle persone. Ed è appunto... è lui. E la parte importante è questa, godetevi la musica. Allora, visto che parlo di live e visto che siamo comunque in diretta, certo, anche il montaggio del video sarà già nel pomeriggio, quindi comunque siamo veloci, e dici dove ti possiamo ascoltare, sì, la domanda la prossima settimana. Sì, sarò in questo periodo nel Lazio, tranne un'unica parentesi di sabato a Pescara, sarò al Golden Pot che è a Bidonia stasera, poi sono domenica al Lupolo Station che è a Roma, è un locale molto molto carino. Lupolo Station? Sì, 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 sì. Sì, 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 è una birreria, non so dire il quartiere perché non essendo di qua. Ma sarà sicuramente Ostiense. Vabbè, allora andate a vedere dov'è Lupolo, sì, Station e quando ci sei? Domenica sera. Domenica sera, invito soprattutto la nostra amica Laura che ci, certo, ha fatto tanti complimenti. Laura, se vuoi conoscere, puoi ascoltarlo live, sì, sì, lo trovi al Lupolo locale, Station. Sarà squisito e la gente, cioè, suono da loro più volte l'anno perché... Un'altra caratteristica dei locali dove suoni, in generale, siamo, certo, al 99%, non si paga. No, non si guarda niente, certo, quindi è anche meno impegnativo, cioè, sì, seduti, si consuma, sì, e si gode la bella, certo, certo, neanche consuma, certo, certo, dai, certo, consuma la sedia, certo, bene, certo, ringrazio, certo, Roberto Fiorentini che è sempre vicino a me quando ci sono le puntate importanti, viene solo per quelle serie, Patrizia Capelli che gli vogliamo bene, che probabilmente sarà ancora con noi, e Andrea Roberto, grazie. Grazie a voi. L'appuntamento è per domani, abbiamo detto che il sabato non facevamo, invece domani facciamo una puntata di solo cazzeggio, come piace a noi. Quindi domani venite in maniche corte, venite proprio scialli, perché domani sarà solo cazzeggio, non parliamo di politica, non parliamo di mangiare. Immagino che ci sarà Fabrizio. Fabrizio e Tiziano. Si ritrovano. Grazie Andrea, grazie a voi e grazie a tutti. Ciao. Ciao.